Radio Flumeri. Informazione, cultura, spettacolo. Sarebbe un'impresa impossibile, ma sicuramente perché tu, Avellino, non lo sarà, questo è l'intento col quale salirete a ballare. Allora, serve l'impresa, questo è fuori di dubbio, e noi abbiamo nel nostro DNA il fare l'impresa, quindi nulla è impossibile, l'abbiamo dimostrato in questo campionato, l'abbiamo dimostrato nelle tre partite che abbiamo fatto contro il Bologna. Naturalmente sappiamo che è tutto in salita, il Bologna ha i favori del pronostico, i favori sotto tutti i punti di vista, però noi dobbiamo ripartire dalle prestazioni, dalle ultime due prestazioni, e da lì crearci i presupposti per vincere la partita. L'obiettivo primario è quello di cercare un gol e poi vedere quanti minuti mancheranno ancora alla fine della gara, cercando di concedere naturalmente il minimo indispensabile, come abbiamo fatto venerdì, e avendo quel pizzico di fortuna in più che sicuramente non abbiamo avuto. Massimo, per realizzare l'impresa, l'Avellino deve fare due gol, gli stessi gol, almeno numericamente, che ha fatto alla Spezia. Alla Spezia c'è stata determinazione, grinta e veemenza anche in qualche modo, che hanno consentito all'Avellino di avere la meglio. Servirà quello spirito? Assolutamente, non possiamo prescindere da quello, e scenderemo in campo mettendo quelle caratteristiche. Non abbiamo niente da perdere, questo è quello che dirà questa partita. Sotto questo aspetto sono le condizioni, credo, per noi migliori, no? L'ha dimostrato il campionato, quindi abbiamo un solo risultato e possiamo solo concentrarci su quello, come ho detto prima, cercando un gol il prima possibile e potendo alimentare poi nei minuti restanti la speranza fino alla fine, naturalmente mettendo in apprensione un Bologna che in questo momento naturalmente ha la qualificazione quasi in mano. Viste le condizioni di Castaldo, e poi se ha pensato comunque a qualche turnover per sollecitare qualche giocatore, perché sono di tanto molto bene, oppure qualcosa inevitabilmente cambierò, un po' per l'assenza di Pisacane, un po' perché comunque abbiamo speso molto e quindi qualche giocatore che abbia un po' più di freschezza potrà essere utile. E Gigi oggi per la prima volta ha fatto un po' di corsettina e quindi comunque è convocato, sarà come minimo in panchina e poi vediamo l'andamento della gara. Posso? Posso, sì. Grazie ragazzi. Grazie.